secondo appuntamento stagionale per la Coppa Italia che vede schierati ad Imola, come già ad Adria, una quarantina di concorrenti. Le qualifiche della prima divisione offrono una classifica che conta 8 vetture e a partire davanti a tutti c'è la 997 di Riccardo Bianco, che ha staccato di oltre un secondo le due F430 di Necchi e Ragazzi e di oltre due l'altra 997 di Consoli. Un rapido esame dei distacchi registrati nelle qualifiche farebbe presagire una gara senza troppe emozioni, ma la partenza sembra voler smentire questa ipotesi, perché allo spegnersi del semaforo rosso, la BMW di Valli balza in avanti e supera la M3 di Meloni, mentre la 997 di Consoli scatta molto bene e va ad affiancare la F430 di Ragazzi. L'affondo però non va a buon fine, perché alla curva successiva Ragazzi è ancora saldamente al terzo posto, mentre Consoli è scivolato al quinto, superato anche da Valli. Passano i primi giri e Bianco controlla la gara senza problemi, seguito a ruota da Necchi, mentre Ragazzi diventa l'obiettivo di Valli, ma Consoli non è certo intenzionato a fare da spettatore e al sesto giro si riappropria della posizione conquistata in qualifica e si mette alla caccia del podio. L'impresa non è semplice e ci vogliono altre 5 tornate perché riesca finalmente ad avere la meglio su Ragazzi e a strappargli il gradino più basso del podio. Negli ultimi giri non accade più nulla e la gara si conclude quindi con il terzo posto per Consoli, la piazza d'onore per Necchi e la vittoria per Bianco. È andata bene, dai, ho cercato di fare una gara regolare. Vediamo, sono contento. Al contrario di quelle della prima, le qualifiche della seconda divisione promettono una gara emozionante, perché durante tutto il turno i piloti si sono dati battaglia senza tregua, avvicendandosi ripetutamente nella posizione di testa. Alla fine ad avere la meglio su tutti è Lorenzo Pasquinelli, che parte così in pole position affiancato da Marco Bizzaglia e seguito da Alessandro Cacciari e Italo Finco, mentre Antonio Romano e Raffaele Gurrieri completano la terza fila. La partenza vede Pasquinelli conservare la prima posizione e Bizzaglia prendere il via in sordina, infilato subito all'interno dalle due BMW della seconda fila. Brillante invece lo scatto in avanti di Gurrieri, che sfila subito Romano, partito in anticipo e fermo in mezzo alla pista, e immediatamente dopo passa anche Bizzaglia, che finisce sesto, superato anche da Hafner. Pasquinelli non sembra impensierito dagli avversari e procede a dettare il suo ritmo, mentre alle sue spalle Finco ha la meglio su Cacciari alla seconda tornata e fa suo il secondo posto. Le prime tre posizioni a questo punto sembrano una questione chiusa e alle spalle del trio di BMW si scatena la bagarre per il quarto posto. Romano rimedia la brutta partenza scalando velocemente la classifica e arrivando a superare alla quarta tornata sia Bizzaglia sia Gurrieri, mentre Hafner scivola in settima posizione. Per qualche giro la situazione sembra stabilizzarsi, ma dalle retrovie uno scatenato destro comincia una veloce rimonta che lo porta a migliorare di un secondo il giro veloce del leader Pasquinelli. Romano intanto non si ferma per lo stop and go impostogli dalla direzione gara e viene squalificato, lasciando così la quarta posizione a Bizzaglia. Ma nemmeno lui riesce ad arrivare alla fine della corsa, perché un problema meccanico lo costringe al ritiro alla decima tornata, spianando di fatto la strada a destro, la cui rimonta miracolosa si conclude trionfalmente all'ultimo giro, quando supera Cacciari e conquista meritatamente il gradino più basso del podio. Il terzo posto per Franco Destro, il secondo per Italo Finco e la vittoria per Lorenzo Pasquinelli si conclude il secondo appuntamento della Coppa Italia, che vedrà nuovamente schierati i suoi protagonisti sull'autodromo del Mugello nell'ultimo fine settimana di maggio. Va bene così, comunque ha pressato abbastanza, se l'aveva abbastanza dietro, poi insomma, comunque è andata bene così. Contento così, grazie. Avevamo una buona lepre, avevamo la lepre davanti, quindi diciamo, abbiamo fatto una bella gara tutti e due. Molto bene. Speriamo anche nelle prossime, speriamo.